Come si fa a contrastare? Chi comanderà tra qualche anno? Chi ci comprerà? E tanto dai macrolotto zero gli è stato un ventre morbido, accidenta chi l'ha pensato, perché molto probabilmente poteva essere anche un'opportunità questa convivenza lavoratori artigianali, abitazione eccetera. Di fatto gli è diventato il ventre molle e ci sono infilata a diritto. E da lì piano piano si stanno spostando nel centro, sono arrivati a San Domenico, da Porta Pistoiese, via avanti, via Cesare Guasti, in Piazza del Duomo, da Nopra e Bar Europa. Questo ci è un gran tutto. Allora non sarà evidente un problema evidente per il cittadino momentaneo, ma per chi deve amministrare la città, porca miseria, bisogna guardare in avanti in quella direzione. L'altro discorso importante, che ancora nessuno si rende conto, è il discorso dei rifiuti. Cioè, i rifiuti è una questione, non è un problema che tu risolvi da un giorno a un altro. Se tu pensi come fare, tra 3 anni, massimo 4, la discarica dove si va, la finisce. Pensare in termini di soluzioni da 3 a 4 anni non è una cosa semplice. Si parla facilmente, perché poi la soluzione più facile è il termovalorizzatore, che ritengo una questione proprio ultima. Chissà, noi siamo abituati nella società moderna, quella è la cosa più facile, quella e tu vai in quella direzione. Ma il problema è se anche tu dovessi prendere questa soluzione, secondo me prima di fare questa dovresti guardare a 360 gradi tutto, e c'è una squadra apposta che sta lavorando per vedere quale tipo di soluzioni sono, e per la provincia dillo, gridalo quando tu parli di queste cose. Perché quando ti arriverai per fare un termovalorizzatore, andrà bene, ci sono 5-6 anni. Qui parlano di c'era Leato, ora c'è le superato, che non si sa neanche ancora chi è, come fa a compagnia bella. Per cui c'è tutta una serie di competenze, non si sa come andranno a finire. Vi è parlato dai nostri candidati della sinistra di quello di Case Passerini. Case Passerini Firenze parla sarà ridimensionato. Cioè tutti si palleggiano le varie questioni, arrivo in fondo, però l'unica cosa certa ve la racconto, i rifiuti si fanno, Questi ci sono e non vanno via dalle nostre case se non si trova il sistema a lungo termine. Per cui purtroppo ci sono dei problemi che tu puoi risolvere subito, come diceva, sull'ordinanza. Cavolo, ne stai fatte una sul sito del Comune di Prato, non c'è un'ordinanza del sindaco e ne può fare tante in tante situazioni. Ed è quelle che saranno adoperate insieme al tavolo della sicurezza, certo che deve funzionare in quella maniera. Magari bisognerebbe coinvolgere anche il tribunale invece di lasciarlo fuori, perché parte integrante della soluzione deve venire anche da magistrati e dal lavoro dei magistrati, e si sa che non lavorano facilmente, cioè hanno una difficoltà oggettiva nello smaltire tutte le pratiche in corso. C'è anche il fatto che gli era stato promesso soldi dalla regione, dal comune e compagnia bella per comprare videosorveglianze o fornire primi contributi alla soluzione del problema, non c'è una linea. Che, allora, va bene il tavolo della sicurezza, va bene il discorso amministrativo, ma bisogna esercitarlo con determinazione. Non è solo avere gli strumenti, e anche se tu li adoperi o non li adoperi. E questo è quello che deve contraddistinguere, perché da parte nostra le idee chiare le ci sono. Se tu fai delle ordinanze semplicemente per una cosa, per giustizia e rispetto, si ritorna alla solita parola dell'inizio della discussione. Quando le sono questi termini, io mi sento la coscienza a posto, pur delle volte avendo il dolore nel cuore, perché ci si trova di fronte a delle situazioni, specialmente per, come dire, il caso anche cinese o il caso anche degli extracomunitari in generale, che dalle loro parti ne hanno delle tragedie addosso, o hanno delle tragedie incredibili. E non, mi domando come si fa a accettare un moderno schiavismo come quello dei cinesi. Se tu provassi a applicarlo nei termini delle tue aziende, che miseria, ti fanno la rivoluzione, ti avresti le bandiere sindacali davanti, ma ce ne vedete punte da tutte parti di queste bandiere. Per cui questi temi vanno affrontati con determinazione e con la coscienza tranquilla di una scelta difficile, una scelta che indubbiamente ti lascia l'amaro in bocca, ma che purtroppo, come quando un dottore si trova di fronte a un malato che gli dà la cancrena, e che fa? Lo fa morire o gli taglia la gamba, o il piede, o quello che gli ha da fare? Io non voglio tagliare nessuno, ma voglio che sia chiaro che ci sarà una scaletta di valori per i quali i primi a dover essere aiutati sono le famiglie dei pratesi, e la residenza, se sono residente da 30 anni,
29 anni, ora siete a un anno e sono in difficoltà, per 29 anni l'hanno partecipato lavorando, incrementando, aggiungendo valore a questa comunità. E che si fa ora? Si scancellano? Perché non rientrano in quelle categorie. Ma chi le ha fatte queste categorie? E sembra l'esesi, il Vangelo. No, è un qualcosa costruito a misura di un'idea, che secondo me è sbagliata e che va ribaltata, la va fatta in funzione di un'idea diversa da quella finora, perché quello che è stato applicato su quest'idea è un ci piace. Perché ci siano gli sfrattati che abitano da 20 anni a Prato, che hanno situazioni di difficoltà perché la nostra economia era entrata in difficoltà e che non possono partecipare all'assegnazione di alloggi, che mi sembra una cosa folle. È una specie di discriminazione alla rovescia, è il razzismo contro Pratese. Per cui di fronte a queste cose non voglio che sentire dai cittadini smettere di sentirsi razzisti solo al pensiero di rimettere in giustizia il rispetto. Avere il coraggio delle nostre idee, dispiacere per quelle decisioni che andremo a prendere, ma al di là di quello noi dobbiamo tutelare le nostre radici, le nostre situazioni e valorizzarle. Perché cosa vogliamo? E sono convinto che con la tenacia, la volontà di lavorare c'è in questa terra, con la ricchezza che noi abbiamo, perché quelle cose ho rammentato prima, e non sono, come dire, si fa il polo espositivo e si mette, non sono i musei del meteorite e si mette, le ci sono già, cioè le Cascine ci sono, i Monferrato ci sono, ritira fuori le cave, la cosa più antica, ma guardate questa di Confienti è nata prima di Firenze, per cui le sono cose ci sono, le si coprano, per cui Dio, è inutile partire come progetti di diversificazione immaginando di poter essere qualcosa di diverso da quello che siamo. Costruiamo qualcosa a misura su di noi, su quello che abbiamo già. E qui se noi andiamo avanti in questa direzione, certo che il primo da essere sostenuto gli tessili, non mi sto a tediare sul discorso del rigenerato perché sennò la fine dice si chiacchiera per ora. Però bisogna riscoprire quello, siamo nel tessile, vediamo qualche altra cosa che può essere valorizzata nel tessile. Nel discorso ecco perché il progetto. Perché non puoi vedere un meccanismo, dice, fa una cosa, è rigenerato perché è premiante nei confronti dell'ambiente, per cui si collega bene al parco fluviale, al parco di Confienti, alle Cascine rimesse a posto. Se io lì, come nel caso del polo espositivo, fa un polo espositivo laggiù, ma ve ne rendete conto, fa una violenza. Ammesso che andasse bene come principio economico e come diversificazione, ma vuol dire che a quel modo ci deve arrivare 30, 40, 50 mila visitatori perché questo polo espositivo possa essere un vantaggio economico, che mi torna giusto per l'insieme della città. Come fa a fare il pezzettino del programma polo espositivo senza fare una considerazione complessiva del progetto che voglio di questa città? Per cui sarà un termine non politico parlare di progetto, sarà un'inadempienza non avere il programma, ma io preferisco non avere il programma e avere un progetto per questa città.